ci ritroviamo in compagnia di Pino Scotto. Ciao Pino, benvenuto. Ciao, ciao a te. È un piacere per me poter fare questa chiacchierata con te, seppur virtualmente, con un monitor in mezzo, ma diciamo che il momento ce lo impone. Nico, purtroppo stiamo vivendo, penso che stiamo vivendo tutti un po' sospesi per aria, no? Non ci siamo neanche resi conto ancora di quello che sta succedendo, a parte purtroppo le famiglie, purtroppo di quella gente che purtroppo ci ha lasciato. Certo, assolutamente. Ci arriveremo, parleremo anche di questo, ovviamente, perché l'arte e la musica si collega sempre al momento in cui, al contesto. Ma io partirei parlando appunto di bella musica e del tuo nuovo progetto, perché siamo nel XXI secolo e questo è casualmente il tuo XXI album, si Grande. intitola Dog Eat Dog, e ti chiedo cosa rappresenta per te. Guarda, come tu sai, bene, questo è il mio 21esimo album, ma 21esimo album, come dire, negli ultimi, fai conto, negli ultimi almeno 20 anni, 17, io ogni 2 anni faccio uscire un album. E già io, per esempio, sciolti Vanadio, quando ci siamo sciolti nel 91. Io potevo benissimo fare un album Vanadium da solo, no? Potevo benissimo seguire la scia, come hanno fatto tutte le band, come ha fatto David Lee Roth, per esempio, ai tempi con i Van Halen, no? Io invece non vedevo l'ora di poter fare quello che volevo. Mi ero un po' stancato, no? Di quello che facevo. Anche la Avevamo già scelta fatto dell'italiano, anche la scelta dell'italiano. per cercare di far arrivare in modo, guarda che l'italiano non è come l'inglese, cioè nel senso che è difficile cantare in italiano con questo tipo di musica, no? E Certo. trasmettere poi dei messaggi veri, no? E invece potevo vivere di rendita, diciamo, e invece ho preferito fare quello che mi piaceva, però nel frattempo andavo sempre in fabbrica a lavorare, no? Perché era questo che mi dava questa libertà, no? Era quello stipendio a fine mese che mi dava la possibilità di vivere tranquillamente, tranquillamente, insomma, di sopravvivere, no? Con uno stipendio da operaio, non è che se io ti dico cosa prendevo negli anni 70 ti spaventi, prendevo 70.000 lire al mese, prendevo. Certo. E niente, e tutti quegli 35 anni in fabbrica mi hanno fortificato, perché mi hanno sempre, invece di succedere quello che è successo a quasi tutti, no? Che hanno mollato, no? Hanno mollato e si sono messi a fare cose commerciali per portare la pagnotta a casa, no? A me invece mi ha fortificato proprio. Più andavo avanti, più mi dava la forza di essere me stesso, di lottare, no? Di continuare a Certo. fare la mia musica, di quello che volevo fare io e nei testi di parlare sempre del sociale, di queste cose qua, in poche parole, no? Certo, mi ricollego a quanto hai appena detto, al fatto di non vivere di rendita. La tua intenzione anche in questo disco è stata quella di fare qualcosa di diverso rispetto al passato, però una cosa me la devi spiegare. Dove trovi l'entusiasmo, la forza, la voglia, la fame di fare cose nuove, di sperimentare, di non adagiarti? Ma io penso che da quando ci siamo collegati, penso che l'hai già capito da solo. È proprio l'amore, la passione per la musica e la rabbia, questa rabbia sociale che ho, no? Che mi sono sempre sentito, per esempio, questa storia della violenza sui bambini, no? Cioè io. Quando ci mettiamo a parlare di pedofilia, queste cose qua divento una bestia, divento un animale proprio, senza pietà proprio. Quando si parla della violenza sulle donne, quando si parla della non meritocrazia, quando si parla di politica, vedere questa politica di ladri, no, infami, che anche in questo momento, invece di star lì a pensare a gente che sta morendo, sono lì a far propaganda del cazzo, hai capito? E Certo. in più si stanno suicidando da solo, perché poi questi pensano che la gente siamo tutti cretini, no? Pensi che non ci arriviamo, no? Perché d'accordo che la massa ha sempre dimostrato purtroppo questa mancanza di comprensione, no? Però c'è una gran parte di italiani che si è rotto il cazzo veramente. Siamo arrivati proprio a un punto di non ritorno. E poi è arrivato pure Corona, adesso siamo a posto proprio, no? Io penso che Certo. questa cosa ci, come dire, o ci fortifica questa cosa o ci ammazza tutti stavolta.
Certo, dall'alto e all'alba dei tuoi 70 anni, come descriveresti il tuo rapporto con il tempo che passa, sia umanamente che artisticamente? Ti devo dire, non voglio fare quello che vuol fare sempre il ragazzino, no? Ma l'età non la sento, non la sento. L'ho sentita in una notte, tutta insieme. La notte è quella che mi ha fatto scrivere il testo di Don't Waste Your Time, del singolo, no? Che ho avuto un'esperienza bellissima proprio. Nel senso che poi mi sono accorto che ho la bronchite cronica, in poche parole. Bronchite cronica, mi sono fumato per 45 anni, 3 pacchetti di Lucky Strike al giorno, in poche parole. Mi bevevo una bottiglia o due di Certo. Jack al giorno, lasciamo stare tutto il resto. E in poche parole, mi veniva a me, da un po' di anni, perché poi ho capito che questa bronchite, secondo me, ce l'avevo già da anni. Mi veniva st'influenza senza febbre, senza raffreddore, senza mal di gola, solo che mi sentivo, come si dice a Napoli, una chiave proprio, no? Si abbassa proprio la pressione. E solo che quella volta, questo era successo più di un anno fa, un anno e mezzo fa più o meno, penso, quella volta, in poche parole, non mi passava, non mi passava. E Enzo, il dottore, che pure è un amico, mi fa: dai, vai a fare una lastra, una radiografia. Vado a fare la radiografia, la vado a ritirare, la porto a Enzo. Appena l'ha vista è diventato bianco come un lenzuolo. Gli faccio: Enzo, che succede? Lui cercava di leggere, sai che ti danno un CD, no? Il CD non Certo. riuscivo a leggerlo. Sull'effetto c'era scritto massa sui polmoni. Io con mio papà che è morto di tumore ai polmoni, mio papà, mio nonno che è morto di tumore ai polmoni, insomma, pensa che notte che ho passato. Sto grande figlio zoccolo, scusa l'espressione. Lui mi manda subito a fare un attacco. Il giorno dopo vado, questo pure lui cerca di leggere e non legge, e non legge. Mi fa: guarda, fai una roba, vai giù e fai un'altra lastra. Mi fa: vado giù, questa non me la voleva fare la lastra, perché sai che non si possono fare, no? Gli Certo. dico: guarda, me l'ha fatta, in poche parole. Vado su, mi ha detto: guarda che sei sbagliato. Mi fa: Madonna, ti giuro, quando ha detto sei sbagliato volevo saltare dietro la scrivania, lo volevo baciare in bocca io, ti giuro, però No, mi immagino. Mi è successa una cosa fa: guarda simile, ti immagino, mamma mia. che la bronchite cronica ce l'hai. Perciò ha detto: stai all'occhio le sigarette, stai all'occhio, le solite cose, insomma. E da questa riflessione di quella notte, che è bastata per tutte le notti, è nato poi il testo. Io non è che ho perso tempo nella mia vita, eh. Io penso che però con la vita che ho fatto ne ho già vissute tre, altro che 70 anni. Però quel testo mi ha smosso un po', come mi ha smosso anche la morte di Lemmy, no? L'ultima volta che abbiamo suonato insieme, che l'ho visto a Milano, stava già morendo. Anche quello mi ha Ti ha influenzato. segnato parecchio. Dalla morte di Lemmy ho smesso proprio quasi tutto, completamente. Fumo qualche sigaretta, ma gli eccessi specialmente ho smesso proprio. Lui mi La tua. chiamava, tutto napoletano mi chiamava, perché abbiamo fatto un tour insieme con i Motti, con i Vanadium nell'85. Tornavamo da Londra, noi lo vado a salutare nei camerini, gli porto i saluti di suo fratello. Io arrivo con 2 bottiglie di Jack, lui beveva il Jack con ghiaccio e Coca-Cola. Io mi attaccavo alla bottiglia. Lui mi diceva: come fai? Come cazzo fai? Mi dice. E da lì è nato fottuto napoletano, no? Tutte le volte che ci vedevamo. Grande, ci manca. Assolutamente, la tua è una bella storia, Pino. Possiamo dire che ti sei fatto da solo, ti sei costruito da solo, lavorando, come hai detto prima, 35 anni in fabbrica. L'arte è stata in qualche modo la tua ora d'aria, la tua boccata d'ossigeno, il tuo momento di evasione. Ma c'è stato un momento, come, scusami? Da Da subito dico, perché subito. io già a 17 anni, quando mio padre voleva che studiavo, che facevo, io volevo fare musica, da un paesino in provincia di Napoli, che siamo a Monte di Procida, sono proprio scappato letteralmente, e per i primi 2 mesi, quasi 3 mesi, dormivo nelle macchine abbandonate. Cosa ne sanno sti ragazzini qua, che appena il papà gli compra la chitarra e le spole, il Marshall, capito? Finché non ho cominciato a suonare il basso nei Nights, diciamo, no? Con un cantautore che poi è diventato pure famoso, che aveva vinto un Sanremo. E lì ho cominciato, mi sono affittato, come si dice a Napoli, mi sono affittato un buco, che saranno stati
10 metri quadri. C'era questa stanza che tu entrava in alto, una scaletta dove c'era il bagno, naturalmente senza doccia, perché la doccia te l'andavi a fare a casa degli amici o delle amiche, te l'andavi a fare. E ho potuto avere un posto almeno dove dormire, no? E quella cosa, già da allora io avevo proprio questo senso di questa forza, no? Di voler fare musica a tutti i costi. Poi c'è stato un momento quando abbiamo iniziato che avevo una band che si chiamava sempre per provocare, no? Ci chiamavamo gli ebrei, ci chiamavamo. Quando c'è stato un momento che c'è stata la possibilità con la RCA di incidere, eccetera, mi hanno inchiappettato, come dice Lino Banfi, e mi hanno chiamato a militare. Mi hanno chiamato a militare, militare, poi dove mi mandano? Prima a Palermo, dove io posso scappato pure, non volevo farlo. Non che non volevo farlo, si facevano 15 mesi allora, no? Certo. E io invece di partire volevo partire dopo l'estate, perché con la band che avevamo un contratto in un locale a Rimini che si chiamava, lì si suonava un mese intero, stavi un mese intero estate in un locale, si chiamava la Tana del Lupo, e dove mi hanno beccato poi i carabinieri, ma lei lo sa che è un disertore, lo Perché sa, eri io scappato da sapevo. Palermo fino. No, ero scappato. Con la band ero andato a suonare a Rimini. Ho detto parto dopo l'estate così non mi faccio 2 estati sotto, no? Non è che non volevo andare. E invece mi hanno beccato proprio i carabinieri e mi hanno accompagnato fino a Palermo. Mi hanno accompagnato. Appena arrivo a Palermo lì con questi capelli fino al culo, trovo questi che stavano marciando subito. Bella figa! Dico, andiamo bene, cazzo. Scusami, Pino, chi era il cantautore che viveva insieme a te, che ha vinto Sanremo? Curiosità mia. Era uno che si chiamava Peppino Gagliardi, si chiamava. Ah, ok, pensa a te, pensa a te. Dimmi, dimmi. Non è che mi sono arreso, Appena entrato sono andato allo spaccio, mi sono un chilo di zucchero con 10 caffè per farmi venire una punta dulcera, no? Pensa un po'. Pensa a E te. anche niente, mi hanno mandato all'ospedale, alla fine ho dovuto farlo per forza. Certo, senti Pino, sono cambiate, è cambiata un'epoca, è tutto diverso, ma quali sono secondo te le principali differenze rispetto ai tuoi esordi e ad oggi? Ma quello che ho visto io col passare degli anni, pian piano, questa degenerazione della passione proprio, no? Mia mamma ha visto più la voglia di farsi vedere che la voglia di fare, no? Più la voglia di, come dire, di vestirsi che di suonare. Piano piano, piano piano, e siamo arrivati alla trap proprio, cioè, che penso che peggio di così non ci può andare, più in basso di così. Vabbè che lo pensavo già col primo rap, lo pensavo, però. E allora c'era voglia, c'era, cioè, come dire, c'era più fame di sentimenti, no? C'era più fame di amore, più fame di amicizia, più fame di stare insieme, no? Di costruire insieme. Invece, pian piano, poi ho visto proprio, il problema è sempre stata la razza umana, che dove la metti fa danno, purtroppo. Oggi come oggi ci sono due scuole di pensiero. C'è chi pensa che il rock sia passato a miglior vita e chi invece magari è convinto che sia ancora vivo, vegeto e che lotti insieme a noi. Non potevo avere interlocutore migliore. Tu cosa ne pensi? Guarda, io ho un grande problema, che lo dico da tanto, no? Sono anni che lo dico, no? Secondo me, dire che il rock è morto, perché per me il rock è un modo di essere, un sentimento, e quello non morirà mai. Però sicuramente la degenerazione del rock, io penso che da quando si è perso dai primi degli anni 90, l'ultimo fenomeno grunge, così, da quando si è persa la radice proprio, che la radice è il blues, il rock and roll, il blues, no? Da quando si è persa la radice si è cominciato a degenerare. Il metal ha cominciato a degenerare, non ci sono più i riff, non ci sono più le suole di chitarra, non ci sono più le melodie, non ci sono più quelli che cantano, le voci, quelli che cantano, no? E addirittura sono arrivati quelli che minchia, sembrano che arrivano dall'inferno cioè, si chiama growl questo modo di cantare, no? Hai capito? Io non riesco a capire che cazzo c'è da sentire lì, non l'ho capito io. Sarò ignorante io,
però ho capito che ha funzionato perché le nuove generazioni sono nuove generazioni a cui hanno insegnato la depressione, a cui hanno insegnato che non ci sono più sentimenti, a cui hanno insegnato che basta, non sto parlando di tutti naturalmente, Certo. hanno insegnato che basta tirar fuori il culo e le tette per aver successo, hai capito? Basta, come dire, mungere la vacca giusta per andare in televisione o nei festival, eccetera, eccetera, no? Ti Gli hanno mai hanno. proposto un talent? Eh? Ti hanno mai proposto un talent? È successo nei primi tempi proprio e tu sai che io ho questo progetto per i bambini con la dottoressa Caterina Vetro, dove abbiamo fatto un ospedale per i bambini in Guatemala, a Coban, e i soldi erano tanti, erano veramente perché prendono tanti soldi sti barboni proprio, che vanno a fare i giudici di sto cazzo poi. Già questi che fanno i giudici non sanno che cazzo cantano quando aprono la bocca, però lasciamo perdere. Certo. E io gli avevo chiesto, io chiedevo di quei soldi, chiedevo un tot che era il mio stipendio normale da operaio, il mio stipendio giusto per vivere, no? E tutto il resto gli ho detto, lo date al Rainbow Project, il progetto per i bambini. Ho detto, però i giudici li scelgo io. Primo. Secondo, i ragazzi che vengono qua devono portare musica propria, niente cover, niente scimmiottare. E loro mi hanno detto, Pino, se facciamo come dici tu, non ci guarda nessuno. Invece, secondo me, è sbagliato, perché se mi facessero fare un talent, come dico io, con i giudici che dico io, scegliendo i ragazzi e le ragazze, quelle vere, perché ci sono quelli bravissimi, te lo assicuro io, la gente rimarrebbe a bocca aperta. Secondo me la gente direbbe, cazzo, ma dove erano questi che cantano e che Fino suonano fino adesso. adesso? Certo. Veniamo all'attualità, Pino. Come stai vivendo quello che sta accadendo in questo momento, questa quarantena forzata per l'emergenza, la pandemia che stiamo vivendo? Ma a me, ti dico la sincera verità, certi momenti non mi sembra ancora vero quello che è successo, non mi sembra ancora vero. Allora, siamo un po' tutti sospesi per aria in attesa, giustamente, perché qua ormai non si capisce più un cazzo, chi dice una roba, chi ne dice una, come al solito, no? Però la sto vivendo, come dire, come un leone in gabbia. Io sono una persona abbastanza superattiva, no? Effettivamente a lunedì c'è Rock and Roll Radio, a martedì c'è Rock TV, mercoledì c'è Radio Freccia, insomma, senza parlare quando sono fermo e poi quando sono in giro un anno e mezzo a suonare, insomma. E sto soffrendo per questa inerzia, chiamiamola così, no? Però fortunatamente è capitato proprio nel periodo dell'uscita dell'album. Allora sto facendo un po' di interviste tutti i giorni e in più ho già cominciato a mettere idee per brani nuovi. Insomma, cerchiamo di, come dire, di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, comunque. Assolutamente. Infatti, tra i tanti. Dicevo, quello che mi fa paura, secondo me, di questa Sì, cosa, sì. non solo adesso, è il dopo, come ne usciremo da questa cosa. Prima economicamente, per questo disastro, secondo me, no? Cioè, basta vedere come si sta comportando la comunità europea, comunque lasciamo stare, andiamo in altri campi che poi Sì, diventa sì, una sì. bestia, diventa un animale proprio. Lì poi vedi veramente il pieno animale proprio. Sì, in tutti i settori, tra l'altro, Pino, Tutta questa eh. gente che già faceva fatica prima. Cosa succederà dopo? Cosa succederà? Eh sì, tra i tanti artisti, lo dicevi poco fa, che in questo momento hanno preferito rimandare la propria uscita perché magari pensano alle vendite del fisico, altri invece, come te, hanno preferito uscire comunque. Quindi ti chiedo il motivo di questa scelta e com'è pubblicare il proprio disco adesso? Ah, pubblicare mica tanto, perché nel senso che da domani si troverà sui Sì, portali. in digitale, certo. Ho visto che anche Amazon è già un po' che rifiutano di accettare CD, nuovi CD, Sì, album, sì, sì, sì. magazzini pieni. Per quanto riguarda il fisico, noi con la Nadir l'abbiamo stampato, solo che dove lo dai, dove lo porti, cioè, finché non apro i negozi, come fai? Siamo tutti in attesa. Io il 17 e 18 devo partire da Piacenza e Genova col tour. Ah, qua, se tutto va bene, se ne parlerà dopo l'estate.
secondo me. La storia recente ci insegna che nei momenti più bui i grandi artisti hanno sempre fatto la propria parte. Uno su tutti Bob Dylan, ma potremmo fare un elenco immenso e lunghissimo. In tal senso ti chiedo, che ruolo può avere la musica, l'arte in questo momento? In questo momento, secondo me, sarebbe stato un momento buono per organizzare delle cose, dei concerti, per raccogliere soldi, però purtroppo non si può fare perché non si può, Sì. non si può aggregare in poche parole. Certo. Qualcuno sta facendo le cose qualcuno ci sta anche marciando, vabbè. Stanno facendo ognuno le sue cose da casa, con la chitarra, con la band, quelle robe lì. E a me me l'hanno chiesto, io non me la sono sentita, sinceramente. Non me la sento, pensando a gente che muore, non me la sento. In questo momento di cantare non me la sento proprio, assolutamente proprio. Immagino. Prima di Il concludere. momento del silenzio e del rispetto, secondo me, è questo. Assolutamente. Prima di concludere con l'ultima domanda, volevo tornare un attimino al disco. Da come ne parli, è davvero un lavoro a cui tieni particolarmente tanto. Nella tua musica, Il processo è stato un po' diverso dagli altri, rispetto no? agli altri. Infatti, come ti ho spiegato prima, li ho sempre fatti in totale libertà i miei album, però quest'album, e vorrei che la gente lo ascoltasse con questa concezione proprio, aprisse completamente la mente dimenticando tutto, Hendrix, Zappa, i Deep Purple, Led Zeppelin, gli Iron Maiden, i Judas Priest. Vorrei che la gente aprisse la mente come la mia mente, come l'avevo io quando ho cominciato ad ascoltare, che è arrivato Hendrix, che sono arrivati le Zeppelin di Purple, no? Che Certo. tu prendevi un album, perché l'album poi te lo mettevi via, no? Giustamente, bello imbustato, non si tocca. Poi ti facevi la cassetta e te l'ascoltavi in macchina per mesi e non riuscivi a levarla dal lettore. Talmente i brani erano un capolavoro. Io non dico che ho fatto un capolavoro, per carità, e questo lo deve decidere chi lo Il ascolta, pubblico, no? certo. Di fare un album con quella concezione, facendo un percorso libero, scrivendo delle robe che secondo me partano dalle cose che mi piacciono dagli anni 70 fino a oggi, no? Naturalmente in 11 brani non è che puoi concentrare tutto, per carità, ce ne vorrebbero 11 di album come minimo, ce ne vorrebbero. Però la Certo. concezione con cui ho scritto quest'album è quello. L'ho scritto insieme a Steve Volta, che è il mio chitarrista. Uno l'ho scritto insieme a Steve Angerthal, che era il chitarrista che era con me prima, con cui ho fatto un progetto che si chiamava Fire Trails. E si spera di tornare presto la band, o la band che fremono proprio, no? Che vogliono tornare a suonare, giustamente, perché poi ci vivono anche, no? C'è gente che ci Assolutamente. vive, ecco. E infatti Pino, tu nella tua musica ci hai sempre messo il cuore e le palle, ma c'è un aspetto, o meglio, qual è l'aspetto che ti rende più orgoglioso e fiero di questo album? Di questo album, innanzitutto della mia carriera, aver rifiutato veramente i soldi, ma soldi veramente. Quella è una cosa che mi rende fiero. Di questo album è che io a 70 anni ancora questa voglia di sperimentare sempre di più e di fare sempre di più il cazzo che voglio, sempre. Per concludere, cosa ti ha insegnato la musica? C'è una lezione in particolare che ti porti dietro? Ma per me è stata la musica, per gli altri può essere qualsiasi cosa, basta che si chiami passione. La passione è quello che dico ai ragazzi: createvi una passione, che non deve essere per forza la musica. Può essere giocare a calcio, può essere andare a nuotare, può essere andare in bici, non lo so. Ma una passione che vi fa piangere, una passione che vi fa soffrire, che vi fa ridere, che vi fa gioire, che vi fa star male. E perché? Questo ha fatto con me la musica, mi ha aiutato, mi ha salvato la vita. Perché io penso che magari, non so se avrei avuto la forza di lavorare 35 anni in fabbrica, magari sarei diventato un ladro, uno spacciatore, non lo so. Certo. Non penso, conoscendo la mia indole, quello che mi ha insegnato mio nonno e mio padre, non penso. Però mi ha aiutato moltissimo la musica, mi ha salvato, secondo me. Mi salva ancora oggi, mi salva. Ringrazio Pino Scotto per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo ultimo album che è Dog Eat Dog. Lunga vita a te e alla tua musica. È Alla lungo, prossima. A te, sempre. ciao. Ciao Pino, Dico, grazie. ciao.